anche in una commissione apposita, visto anche che l'assessore ha intenzione di chiarire bene alcuni punti, perché è emerso molto chiaramente che è come la trippa: se la tiri da una parte, poi dopo la coperta ti viene stretta da una parte e ti si accorcia dall'altra, per cui qui bisogna che vengano definite con più chiarezza i termini della questione. Per cui, ecco, ripeto, noi ci asterremo e gradiremo, in caso che venisse ritirato anche questa mozione, per essere poi presentata dopo che la Giunta avrà fatto più chiarezza in merito. Grazie. Bene, grazie. Bannini, prego. No, io volevo semplicemente di aggiungere alle riflessioni fatte nel merito e con più competenza dagli interventi che mi hanno preceduto, però dire che naturalmente, trattandosi di legge, come tale ha alcuni principi ispiratori, e quando si va a fare una stesura, la modifica di alcune parti, come dire, cerca a volte anche di cambiare l'interpretazione di quei principi ispiratori. Allora, io dico questo: uno, che il primo criterio, il richiedente facesse parte del nucleo al momento dell'assegnazione, è un criterio volto a far la fotografia dello stato di bisogno al momento dell'assegnazione, e che se fortunatamente, ci metto questo aggettivo, la persona che poi si trova ad essere in stato di bisogno successivamente, quando l'alloggio è stato assegnato, non era in quella situazione, questo deve essere l'elemento su cui tutti si lavori affinché rimanga in uno stato di non bisogno, perché se no, noi, nemmeno se si decide di dirottare, come dire, metà delle prossime risorse dei bilanci comunali, provinciali, regionali e nazionali alla costruzione di alloggi popolari, ci si fa rispondere a tutti i bisogni esistenti. Quindi il primo requisito ha questo di principio ispiratore, no? Cioè, io non ne facevo parte, vuol dire che ero in condizione di camminare con le mie gambe, questo vuol dire. Toglierlo non significa semplicemente aprire un canale, ma significa modificare l'impostazione e il principio ispiratore di tutti i criteri d'assegnazione, compresi di quelli che poi fanno riferimento a chi è nella lista, perché se no non è che possano valere principi diversi per quelli che avevano stato di bisogno e qualcosa hanno avuto, e per quelli non hanno avuto nulla, delle due l'una. Il terzo: la domanda sia presentata entro non 6 ma 12 mesi. Io anche su questo, scusate, ma non capisco dove sia l'elemento di irrazionalità. Perché un anno di tempo, poi è chiaro che è tutto relativo, no? Dice, io posso stare 20 anni nella mia vita in cui non succede mai nulla, e in un anno me ne abita di tutti i odori, e così per la vita di qualunque persona, ma un anno di tempo per dimostrare che ci sono le condizioni. E in un anno di tempo, se c'è uno stato di bisogno accertabile e dimostrabile, mi pare un tempo ragionevole per intervenire. Aggiungo che se si tolgono questi due, non capisco, quindi, o si dice io voglio rimettere in discussione completamente il principio ispiratore dell'articolo 3 che parla dell'emissione, perché mantenere il secondo, ma non capisco in quale, cioè, che cosa, qual è la situazione che si produrrebbe successivamente, perché il primo e il terzo servono a dare il confine, il limite, l'operatività di secondo. Chiudo dicendo che se è vero quello che dicevo all'inizio, cioè il principio ispiratore del facente parte del nucleo originario è, se non ne facevi parte, per fortuna di tutti e soprattutto di quei genitori che magari invece sono in casa popolare, tu avevi costruito un percorso di vita indipendente. Se anche tutti ci ritrovi, nessuno qui dentro, e tantomeno il Comune d'Empoli, si mette a dirti non voglio sapere nemmeno come tu ti chiami e tu andrai a sbattere la testa dal giorno dopo. Si discute di quali sono le misure di sostegno adeguate a quel tuo stato di bisogno in quel momento.
che sia un contributo sull'affitto, che sia quello che sia. Cosa diversa è però, come dire, farti fare in 30 secondi, in questi tempi, ma passatemi il termine, un processo di rinversione a 360 gradi, portandoti immediatamente nello stesso stato di bisogno che ha generato l'assegnazione dell'alloggio popolare. E qui, secondo me, ecco, si rischia non solo di fare disparità di intervento su diritti, come diceva bene la consigliera Torrino e la consigliera Galli, ma anche di andare a compromettere tutta la filosofia con cui è stata scritta questa cosa. Quindi, siccome tanto la legge regionale è in discussione, si riparlerà anche di questo, sentiamo anche l'opinione del presidente e dell'assessore regionale competente in materia, però ecco, io credo che in sé per sé l'argomento fa ciccia, no? E fa anche attenzione per tutti. Proviamo però a immaginarsi concretamente qual è l'applicazione di determinate cose, tenendo presente dei principi ispiratori, delle conseguenze pratiche di alcune implementazioni di quei principi ispiratori e soprattutto di non andare a creare disparità tra condizioni di bisogno, perché la disparità in sé per sé è già inaccettabile e dannosa, no? Quando poi tu la fai tra condizioni di bisogno diventa letale, micidiale e una bomba in mano. Grazie. Bene, grazie. Fruet, prego. Per una volta tanto concordiamo un po' contro questa mozione, perché veramente lede i principi. Concordo con le PD, non l'ho detto perché non lo volevo dire, perché mi tocca dire anche i DV, capito? Quindi per respingere questa mozione, perché di fatto io non riesco a capire, volete creare dei diritti, da un lato volete rompere i privilegi, siete dire a rompere sempre i privilegi, che Berlusconi o le altre popolari non ha detto un bel nulla, anzi, capito? No, non ce l'ha, non ha detto nulla che non fa, anzi, per codesto ha cercato e cerca di fare il possibile perché le regioni possano disporre di fondi necessari per le abitazioni, per dare una casa a tutti e non solo popolari. Sì, che propaganda che ti pare. Voi volete comunque rompere i privilegi e nel contempo crearne degli altri. Ma com'è possibile dire io rientro in un nucleo familiare dopo 20 anni magari perché sono andate via, perché le cose non mi sono andate bene? C'è un altro istituto, c'è l'istituto dell'ospitalità, come è stato detto, di un anno in anno, di 2 anni in 2 anni, eccetera, finché le cose non si rimettano a posto. D'altra parte, se siccome vuole rientrare in nucleo, si pensa che questi abbiano lo spazio. Se naturalmente fosse stato tenuto conto delle leggi attuali che c'è, cioè tu dici ingrandisci la famiglia, ingrandisco la casa, diminuisco la famiglia, diminuisco la casa, questo probabilmente non chiederebbe alloggio o addirittura come dice la sinistra, l'estrema sinistra, di voler rientrare nel nucleo familiare con tutti i diritti. Noi siamo fermamente contrari perché si riformino questi diritti ed è stato dimostrato il tempo che gente ha avuto le case popolari, ha comprato le case ai figli, coiché eppure lavoravano figli e tutti, malgrado ciò il nucleo familiare aveva possibilità, ha comprato la casa ai figli, si sono comprati le case in mare. Insomma, voglio dire, questa situazione dovrebbe finire e finirebbe senz'altro se si applicasse la legge. Non facciamo sì che si venga a verificare fatti come Milano o Roma, dove uno ha più potere, non si sa come, prende le case popolari, le fa occupare, dopo c'è il diritto e quello non va più via, non si sa chi paga l'affitto. Questo fortunatamente è una lode piccola, è una lode che può essere controllata, le leggi sono queste e quindi non ha diritto affinché vengano riammesse certi privilegi. Mi scombusso al fatto che ho sentito, mi pare di aver sentito, che l'assessore alla casa in regione sia di Rifondazione, perché non vorrei che prendesse per favorire non so quale o che cosa, favorisse leggi o reintegri del genere. Io sono convinto poi che naturalmente il consigliere Gaccione non andrà né in paradiso né all'inferno, ma andrà in un limbo, in un cerchio tale dove saranno sempre a discutere senza mai mettersi d'accordo, perché non c'è una base logica per accordi di genere. Quindi voteremo contro questa mozione. Bene, grazie consigliere.